Grazie Presidente, richiamo ai sensi dell'articolo 30 del regolamento. Noi invitiamo l'ufficio di presidenza a trovare una soluzione per quello che riguarda gli accessi, l'accesso del pubblico in aula, altrimenti il ruolo dei consiglieri capitolini svilisce e siamo tenuti ogni volta a negoziare per quanti ingressi possiamo ottenere, per capire chi sono i cattivi da lasciare fuori e i buoni che possono entrare, ad assumerci, secondo quanto ci viene detto dai funzionari che gestiscono operazioni, le responsabilità anche per poi quello che accadrà in aula. Io credo, noi crediamo che non sia questo il nostro ruolo. Tanto più che oggi abbiamo lasciato fuori dei dipendenti, dei colleghi, dei dipendenti capitolini, che da settembre molto probabilmente non avranno più lavoro. E questo ci teniamo a sottolinearlo perché mancano delle informazioni essenziali, ma non mancano solo a loro, mancano anche a noi che siamo consiglieri. Cioè parliamo di contratto decentrato del quale non sappiamo nulla. Io sono componente della commissione personale, non so nulla di questo accordo che è stato unilaterale, non so nulla delle sorti di alcuni dipendenti delle scuole. Siamo preoccupati non solo per i dipendenti, ma anche per i bambini che tra poche settimane si troveranno ad avere un servizio ancora più carente, quindi noi temiamo anche per la sicurezza dei bambini. Salario accessorio, abbiamo parlato molte volte dei richiami del MEF, ma perché si parla solo del salario accessorio? Ma ci sarà qualcuno che si è letta tutta questa relazione e parla anche del resto? Si parla dei dirigenti. Si parla addirittura di un dirigente, del direttore esecutivo, ci si chiede quale sia la sua funzione, che si sovrappone ad altri direttori apicali. Ma di questo non si può parlare, si parla solo del salario accessorio. Per noi è incomprensibile. Quindi anche noi ci uniamo alla richiesta di chi mi ha preceduto. Le delibere così delicate dell'urbanistica a Ferragosto non si fanno, non vanno fatte, e invece va affrontato il tema del giorno, che è quello del personale. Grazie.